Quello è il siero? Sì. E mo va messo nell'acqua fredda? Sì. Ecco. In un secchio con l'acqua fredda. Ecco qua. E deve stare? Fino a stasera. Ah, fino a stasera. Poi stasera? Poi si mette nell'acqua salata. Nella salamoia? Nella salamoia. Tre giorni. Ah, tre giorni? No, due giorni. Due giorni, tre. Dipende quanto è grande. E poi si attacca là. Alla vertica. Alla vertica. Che bella che ci mi interessa. Alla vertica. Ma presto qui non vuoi. E dopo si mettono in cantina e poi si mangiano. Quanto, sì, si mangiano pure fresco. Quanti mesi è una buona stagionatura? 5-6 mesi. 5-6 mesi? 7 mesi. Questo periodo è quello più buono. Sì, sì. No, saranno una decina di chili. Ma l'altra la tengo già sopra che l'ho messa a asciugare. Avete da fare le cuscine? Faccio le cuscine, sì. Prima facevo pure il... Il materazzo. Ma pure mo si fanno ancora. Se vai a... Ci stanno macchinati che porta la lana e ti faccio le materanze. E facevo pure la trapunta. Prima si facevano pure la trapunta. Ma sono tutte le grandi. Si spacca in due? Dove vedo tu lì. Via da te. Meno male che stai... Ma quello che mi è stato qua non solo per la favorina, ma mica mo lo... Questo è come si fa a cercare? Come si faceva la scopa. La scopa? No, manca quella saccia come si faceva la scopa. Non so. Ma la scopa era che? Ramiglio. Ah, ramiglio. Ma perché si faceva pure con la scopa ramiglio, si faceva pure con questo là? Pure con questo, con i salici. Ah. E quello pure con le salici, poi fa pure non ci stare questo. Ah, pure con le sali si fa una misura. Ma tante cose pure con le sali. Non lo so. Quindi la sala a letto te la è quella come lo ci sarei. E la fai quando è una misura. Le paglie. Che stai facendo, Zunu? Che c'è roba? Che legname è questo? La voce. E lo sa voce? Come si fa? Che c'è? Che facevo con lo schicciaro? Giocavamo, sparavamo. Apposta, qua è? Si sono spento. Mo, che fa? Che te fa? Curucano, perché faci? Faceva l'uomo, lo metteva dentro. Dove? Ruppala! Ma qua che ti mi sta dando? Qua è tutta una pinta, ma non è bisogno di fuoco. Ma mettimelo qua, ecco. Qui si metteva rinda a quel buco. Era un po' lo scucciato, prima si mette un tasto per quello di qua. Questo che sta che facendo. Lascia lo mette.
Fa vedere come sparamo qui sull'o. Ah, così si faceva, e niente, ma questo lo parte... uno romano e uno parte. Ah, uno parte e uno romano. Lo schicciarulo, questo lo faceva... Con il vuoglio. Con il vuoglio. Bravo. Con il vuoglio. Se non sai, facendo un mazza a pilez. Ah, un mazza a pilez. Se faceva con un legno di castagne. Ah, questo è l'unico che l'ha zappato. Come si ha zappato? Non l'ha denato? Non l'ha denato, no. Ecco qui, non l'ha zappato. Questo si è accorto pure quando si cava l'uovo, che uno si è cava l'uovo, come l'ha zappato. Come si va a giocare? Perché non si va a giocare un gioco? Era giusto un passatino. Oh. Passatino. E come ci giocavano? Con la mazza, qui c'è in terra. Questo si mette in terra. Come si mette l'ombra, quindi c'è un paletto. Ah, ecco. Un'altra pipete. Ah, con un'altra bacchetta. Una mazza. Ah, una mazza proprio. Tanta. Ah. È più grossa pure. Fogulo, cosa le castagne che facevo pure la pupizza? No, faccio un bruschetto. Adesso una bella mazza, quando questa qua, bella liscia liscia. Ah. E allora la giravo, la sottolineava. Andaccavo qua, sciuppavo quasi un po' da qua e la sciuppavo. La sciuppavo la mazza da lì. Ah. Però la fa l'uccolo qua. La fa l'uccolo qua, così, che faccio. E dopo non stai fatta questa tacca così, se leva, si spezza lo coso qua, lo tacca lì e se fai lì si dice vai lungo, lo vedo lo stesso, e giù. Ah, è su una... Questo è il canistro. Questa ovale, questo ovale come si chiama? Questo ovale? Non tiene un nome. No. Dietro alle fuche. Questo qua che state facendo, che cos'è? Questo è un vassoio. È un vassoio. Voi venite da Sturno? Sì. Questi sono quelli piccoli, sono quelli là munnati? Sì, sì. Quando l'avete raccolto questo? Pochi giorni fa. Questo è proprio il periodo? Sì. Dove abitate a Sturno? Sotto la casa reale, se la conosciamo. Sì. Quanti anni avete? Io?
65. 65. Da quanto tempo fa adesso questi? Ehi, da parecchio. Queste sono tradizioni di mio padre. Ah, vostro padre faceva... Sì, sì. Faceva questo. Faceva questo. L'avete imparato a che età? Ah, era piccolo, 8-9 anni. 8-9 anni. Come mai adesso la passione di rifarli? Per insegnare a qualcuno, se si vuole. Se vuole imparare il suo mestiere.